informazioni che vi arrivano dal servizio e che voi avete messo sotto controllo, avete monitorato e cercato di monitorare fin dall'inizio e perché? Beh, l'informazione, allora, noi con la tariffa puntuale abbiamo avuto una mole enorme di dati, quindi chiaramente dobbiamo cercare di distinguere tra quelli utili e quelli magari meno utili. Non dico inutili perché non esistono dati inutili. I più utili sicuramente sono i dati degli svuotamenti, quindi della quantità, del numero di contenitori vuotati a ogni giro di raccolta. Prima della tariffa puntuale, quindi prima di trasponderli, cosa facevamo? Andavamo in giro con la macchina, dietro il camion, e contavamo i cassonetti che l'operatore svuotava Sul campo. sul campo. Quindi a volte perdevamo il E camion, certo, dovevamo inseguirlo, come ogni girava a campo. sinistra, noi Certo. sbagliamo, sai, quindi era comunque Certo. complicato, oltre alle levatacce mattutine, perché comunque sappiamo che gli autisti partono molto molto presto la mattina, ma poi comunque era un'attività impegnativa, richiedeva moltissime risorse, moltissimo E poi tempo sempre parziale, ed era perché è logico che non sempre... puoi avere una fotografia istantanea del Esatto. servizio complessivo sul territorio E nel nel momento giorno. in cui hai trasponde, di fatto non hai più bisogno di fare quell'attività là, ti arrivano i dati in tempo reale direttamente sui tuoi computer, hai solo da elaborarli, quindi cerca di capire a quali contenitori si riferiscono, a quali comuni si riferiscono, a quale tipo di raccolta si riferiscono, in modo da poter avere delle statistiche, dei dati. In base a questi dati noi ad esempio abbiamo capito che il nostro servizio era sovradimensionato rispetto a quello che era la domanda da parte degli utenti, quindi le frequenze di raccolta erano più alte di quelle necessarie. Quindi cosa abbiamo fatto? Nel 2009, quindi qualche anno dopo la prima applicazione, le abbiamo tagliate, le abbiamo ridotte drasticamente, perché ad esempio l'indifferenziato siamo passati da una raccolta settimanale a una quindicinale, e così anche per le altre frazioni. E questo portando dei dati concreti dal Certo, perché campo alle amministrazioni, se no non perché l'avrebbero mai fatto. cioè, Invece questa è la cosa importante, perché fondamentalmente lì allora il dato diventa informazione e diventa ratio per poter cambiare il servizio Certo, invece fondamentalmente. così è stato motivato dai dati, supportato dalle amministrazioni e accettato dai cittadini, diciamo così. Le Ok, le famose percentuali di esposizione. famose percentuali di esposizione che abbiamo visto che appunto erano calate, erano scese intorno al 30%, quindi ciò voleva dire che su 10 contenitori consegnati ne trovavi solo 3 esposti quando facevi il giro di raccolta. Era un po' sprecato fare un giro per 3 bidoni su 10. Certo, E a quel certo, punto certo. si vanno a ridurre le frequenze per avere un'ottimizzazione, diciamo, delle raccolte. Qui a livello di dati si sta parlando di dati abbastanza importanti, perché qui siamo oltre 1 milione di svuotamenti rilevati ogni anno Ogni anno. Sì. E centinaia di migliaia di assegnazioni di contenitori sul territorio. Quindi ecco, anche a livello di analisi di dati, di possibilità di mettere in correlazione il dato dello svuotamento, sia con il punto in cui viene effettuato effettivamente per il discorso dei giri di raccolta e quant'altro, ma anche magari col tipo di attività che viene svolta da chi fa lo svuotamento o dalle persone che compongono poi dopo il gettito che viene fatto in quel contenitore. E quindi questo penso che vi ha consentito anche di arrivare a determinare voi dei coefficienti di produzione che poi erano effettivamente quelli realistici del vostro Realtà. territorio. Dal punto di vista, sempre ritornando all'importanza di alcuni dati che diventano informazioni, mi interessava individuare un altro dato importante che è il peso specifico. Il peso specifico come metro di coerenza. Il peso specifico è quello che io definisco un po' il termometro della tariffa puntuale. Quindi se il termometro, quindi se la temperatura, in questo caso il peso specifico, rimane nei range normali, vuol dire che il sistema non è malato, è fisiologicamente normale. Se invece inizia ad andare fuori scala, come esattamente la febbre, allora vuol dire che c'è un problema e devi individuarne le cause. Nel caso del peso specifico, il problema potrebbe essere dato da un aumento eccessivo di questo peso specifico. Quindi, ad esempio, valori alti potrebbe voler dire che ti sei perso qualche svuotamento. Perché chiaramente i chili rimangono invariati, perché sono quelli che vai a portare agli impianti, quindi sono Certo, fissi. Il problema è che in quel caso ti mancano dei volumi, quindi di conseguenza il peso specifico si alza. Allora cosa devi fare? Devi andare a capire le cause, innanzitutto se c'è stata perdita, e se c'è stata, dove è avvenuta la perdita? Se in fase di trasmissione dei dati, in fase di rilevazione dei dati o in fase di elaborazione, possono esserci varie cause. L'importante è trovare la motivazione. Anche uno dei problemi che abbiamo avuto in passato, ad esempio, è stato quello di
noi li abbiamo chiamati gli svuotamenti fantasma, cioè cassonetti che magari erano stati denunciati come rubati e poi riapparivano da qualche altra parte con degli svuotamenti che venivano registrati. E lì comunque, grazie alla localizzazione geografica che c'era sui mezzi, li andavamo a individuare, li andiamo ancora adesso a individuare e a cercare di capire chi li sta utilizzando, e nel caso in cui non riusciamo a capirlo li togliamo dal territorio per evitare che qualcuno possa usarli come volte, bypass, diciamo. Certe volte anche per involontariamente, da chi si trasferisce o volontariamente, insomma, dipende. Più o meno involontariamente, diciamo, l'effetto comunque è uguale, è quello di far aumentare il peso specifico, perché di fatto sono svuotamenti che non vengono in qualche modo attribuiti a nessuno, e quindi hai dei chili che arrivano all'inceneritore senza che qualcuno paghi per quei chili. Quindi dopo la coerenza del sistema, il rapporto peso-volume fondamentalmente, ecco il peso specifico che ti cambia in maniera che devi razionalizzare, devi capire come mai. L'applicazione della tariffa puntuale viene anche proprio preso, mi corregga se sbaglio, ma come strumento e occasione di valutazione di eventuali accertamenti o situazioni anomale che fino a quel momento magari non erano emerse e emergono nel momento in cui si attiva la tariffa puntuale, perché comunque devono essere collegate a un servizio di igiene urbana. Sì, all'inizio abbiamo avuto il fenomeno eclatante di quelli che praticamente non avevano ricevuto il proprio contenitore, quando abbiamo tolto i cassonetti stradali non avevano ricevuto il proprio contenitore perché non erano mai stati iscritti alla banca dati della TARSU. Certo. Come l'avete affrontato questo? Sono venuti noi dicendo, ma noi non abbiamo avuto il contenitore, controllavamo negli elenchi, non figurava negli elenchi della TARSU, dice non ce l'hai avuto perché non sei iscritto, ma tu hai mai pagato la TARSU? Veramente no, ok, benissimo, allora ti iscriviamo e poi ti diamo il contenitore, certo. Chiaramente segnalazione al comune, il comune se voleva poteva partire con gli fino ai 5 anni precedenti, quindi ha raggranellato anche un po' di soldi, ha recuperato una quota di evasione che all'epoca tutti i comuni negavano di avere, certo, ed era emersa con il porta a porta. Certo.